Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Caffè Passalacqua S.P.A., una torrefazione napoletana con oltre 75 anni di storia, oggi ben rappresentata dal suo CFO e direttore strategico Francesco Lovasso. Francesco, è un gran piacere accoglierti a questo vostro esordio a Venditalia. Ciao Fabio, sì esatto, anche per noi è un grandissimo piacere essere qui per la prima volta. D'altronde siamo nel Venditalia, per noi appunto un nuovo canale che esploriamo per la prima volta, che è figlio di una logica, di una strategia molto chiara dell'azienda, di perseguire una strategia di multicanalità, quindi di essere presente all'interno del territorio sia nazionale che estero, all'interno di tutti i canali commerciali, quindi non so più soltanto Horeca, che è la nostra vocazione, da dove siamo nati e possiamo dire con un po' di orgoglio di essere dei leader di qualità almeno nei nostri territori, ma anche in altri canali come appunto quello del vending e dell'OCS. Con un piano strategico molto ben pensato, devo dire che a questo punto io ti devo chiedere di svelare che cosa presentate qui a Venditalia 2024. Allora, abbiamo messo a punto una miscela ad hoc proprio per questo canale, restando però sempre fedeli non solo ai nostri valori, no? Sia di famiglia che alle logiche di qualità che da sempre ci hanno contraddistinto, ma coerenti con questa ideale, con questa logica, abbiamo messo a punto una miscela proprio per questo canale, declinata in due diverse tipologie, si chiamano Black Vending e Gold Vending, che sono appunto due miscele che mantengono delle caratteristiche aromatiche sicuramente ricercate, ma che sono in linea con il mercato e non creano problemi all'interno dei distributori automatici. Uno dei più grossi problemi che talvolta hanno i distributori automatici con un caffè, o meglio una miscela di caffè da bar, è quello di subire tutte le problematiche legate agli oli che fuoriescono dal prodotto, che è sempre ricchissimo. In questo caso voi avete trovato il giusto equilibrio tra il prodotto oleoso ma non troppo e quindi estremamente ricco di aromi da poter poi esprimere in tazza attraverso la macinatura, la pressatura e l'estrazione all'interno dei distributori automatici. Esattamente, mi piace raccontare che dal 2016 abbiamo in azienda un dipartimento specifico di ricerca e sviluppo, dove negli anni abbiamo sviluppato questa miscela tenendo in considerazione queste variabili che erano critiche all'interno di questo canale, fino ad arrivare di concerto con i nostri dipartimenti sia commerciale che di produzione allo sviluppo di una miscela che appunto avesse le caratteristiche, i connotati organolettici tipici dei nostri blend, ma che appunto non creino problemi nell'utilizzo nei distributori automatici con gli oli generati dal processo di decassazione del caffè. E allora noi nel frattempo andiamo ad assaggiare questo caffè. Attendevo con ansia questo momento, caro Francesco. Raccontiamo però a loro infine qual è l'indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto con voi, per richiedere maggiori informazioni, avere un contatto commerciale e chissà diventare immediatamente vostri partner, clienti, concessionari per le aree ancora libere. Ok, sempre nella logica appunto di multicanalità, sul nostro sito www.passalacqua.com c'è una specifica sezione dedicata al mondo vending, dove all'interno vi sono tutti i riferimenti, oltre che un breve racconto delle nostre miscele, a cui potete far riferimento direttamente dal nostro sito o scrivendo o a info@passalacqua.com o a servizio clienti@passalacqua.com.
abbiamo dei team dedicati che si metteranno in contatto con voi o direttamente o attraverso la nostra rete vendita in tutto il territorio nazionale. Siamo pronti a servire e ad ascoltare tutte le esigenze all'interno dei vostri canali. Ecco, e allora noi approfittiamo per fare una piccola pausa e assaggiare finalmente una delle due nuove miscele destinate al vending e anche all'Oreca. Esatto, andiamo a prenderci un buon caffè allora, Fabio. Sì, e nel frattempo ti ringrazio per il contributo, ti do appuntamento per uno dei prossimi eventi che ci sarà sul caffè, che ci saranno nei prossimi mesi. Grazie Francesco. Grazie a te Fabio, grazie a tutti.